Dice così Monforte: il ministero della predicazione della parola di Dio è il più esteso, il più salutare e il più difficile di tutti. Perciò i missionari si applicano incessantemente allo studio e alla preghiera per ottenere da Dio il dono della sapienza, così necessario a un vero predicatore per conoscere, gustare e far gustare alle anime la verità. Nulla di più facile che predicare e predicare alla moda. Ma quanto è difficile e straordinario predicare all'apostolica maniera. Parlare come il saggio, ex scientia, o come dice Gesù Cristo, ex abundantia cordis, dalla sovrabbondanza del cuore pieno dello Spirito Santo. Aver ricevuto da Dio in compenso di travagli e di preghiere una lingua, una bocca e una sapienza alla quale i nemici della verità non possono resistere. Appena di 1.000 predicatori, direi anche di 10.000, senza paura di mentire, ce n'è uno che abbia questo grande dono dello Spirito Santo. Ecco, dice San Luigi, tra 10.000 predicatori si trova un predicatore vero che ha il carisma di svegliare le coscienze, di portare Cristo, di predicare non alla moda, non secondo quello che l'uditorio vuole sentirsi dire o secondo, diremmo oggi, il politically correct, come molti vescovi oggi predicano, secondo un linguaggio che non è più un linguaggio cattolico, ma è un linguaggio non diamo fastidio a nessuno, cerchiamo di costruire relazioni serene con tutti, tanto da anche a volte giustificare l'immoralità, giustificare il peccato. Ecco, dice San Luigi di Monforti, il vero predicatore non predica alla moda, non predica per ricevere l'applauso, non predica per ricevere il consenso come fa la falsa chiesa di Bergoglio e tutti i suoi adepti, tutti i suoi seguaci che non hanno più la fede cattolica, ma il vero predicatore predica secondo Gesù Cristo, predica ex abundantia cordis, dalla sovrabbondanza del cuore, quel cuore pieno di Spirito Santo, quel cuore pieno di Dio. E San Luigi di Monfort, come tanti santi, si riempiva di Dio nella preghiera, nel sacrificio, nella penitenza, ma soprattutto nelle ore notturne, perché il giorno lo dedicava al ministero pubblico, lo dedicava a viaggiare, lo dedicava a incontrare i fedeli e quindi di notte, possiamo dire, di notte si mortificava, faceva penitenze e soprattutto stava in preghiera ore e ore. E allora capiamo bene qual è lo spirito che lo animava. Ma andiamo avanti sempre a leggere. La maggior parte di questi predicatori non hanno che la lingua, la bocca e la sapienza dell'uomo, perciò poche anime sono illuminate, toccate e convertite dalle loro parole, sebbene essi le abbiano estratte dalla Sacra Scrittura e dai padri, sebbene le verità che predicano siano ben fondate, ben provate, ben congegnate, ben pronunziate, bene ascoltate e applaudite. I loro sermoni sono ben composti, il loro linguaggio è vagliato e scelto, i loro pensieri sono ingegnosi, le citazioni della Sacra Scrittura e dei padri sono ad esse familiari, i loro gesti sono bene regolati, la loro eloquenza è viva, ma disgrazia, tutto ciò, non essendo che umano e naturale, non produce altro che del naturale e dell'umano. Una segreta compiacenza che esce da tale composizione così ben fatta e studiata serve di freccia a Lucifero, l'orgoglioso dotto per accecare il predicatore. Un'ammirazione popolare che serve di passatempo ai mondani durante la predica e di trattenimento dopo la predica nei ritrovi. È tutto il frutto delle loro pene e dei loro sudori. Come non battono che l'aria e non colpiscono che le orecchie, non bisogna stupirsi che nessuno li aggredisca se lo spirito della menzogna non fiata. Ecco cosa dice il Monforte, dice: non danno fastidio a nessuno, sebbene sappiano argomentare secondo la scrittura, sebbene sappiano citare i padri della Chiesa, sebbene sappiano parlare con eloquenza, sebbene sappiano attirare con la loro predicazione, non convertono nessuno, non toccano nessuno, ma soprattutto non danno fastidio a nessuno, perché, dice poi Monforte, la vera predicazione di un sacerdote,
secondo il cuore di Cristo, chiama, scatena, gli inferi, scatena il diavolo, scatena, i nemici. E allora lì si vede quando la vera predicazione è ispirata dallo Spirito Santo, quando sì, da una parte, ci sono fedeli che ascoltano, che, riconoscono la predicazione venire da Dio, ma dall'altra si creano i nemici. Quando invece uno non dà fastidio a nessuno, dice il Monfort, allora quello è un segno che quella predicazione è sterile, è inutile. E allora possiamo bene applicare queste parole ai nostri giorni, dove vediamo anche tanti confratelli che predicano la verità, che mettono in luce le questioni che non vanno, che dicono il Papa è benedetto, ma alla fine non danno fastidio a nessuno. E allora io mi chiedo come mai vengono a scomunicare poi Don Minutella, Don Bernasconi e qualche altro povero sacerdote in giro per il mondo, mentre altri non danno fastidio a nessuno, e anche monsignori che parlano con un certo tenore, con una certa con una certa sapienza, parlano bene, ma alla fine non danno fastidio a nessuno, e quindi questo, dice il Monfort, è un segno per distinguere il vero predicatore da quello falso. Ma che un predicatore pieno della parola e dello Spirito di Dio venga soltanto ad aprire la bocca, tutto l'inferno suona l'allarme e sommuove cielo e terra per difendersi. Ecco, che belle queste parole. Quando un predicatore pieno della parola e dello Spirito di Dio venga soltanto ad aprire la bocca, tutto l'inferno suona l'allarme e sommuove cielo e terra per difendersi. Tutto l'inferno suona l'allarme quando il predicatore parla secondo il volere di Dio, quando converte le persone, quando richiama i fedeli alla penitenza, quando suscita le conversioni, quando suscita la santità, quando suscita l'amore per Cristo e l'amore per la Vergine Maria. Tutto l'inferno si preoccupa. Ed è la stessa cosa che avviene con noi, piccolo Oresto. Quando diciamo la verità, quando diciamo il Papa è Benedetto XVI, allora ecco che l'inferno si ribella e il demonio suona l'allarme e scatena tutti i demoni contro coloro che sanno affermare con forza, con decisione, pubblicamente e sulla base di argomentazioni serie, la verità. E così iniziando dai sacerdoti, ma poi ecco, è l'esperienza di tutti noi, piccolo Oresto, che ci siamo uniti, che abbiamo riconosciuto che il Signore ha suscitato quest'opera tramite Don Alessandro, tramite Radio Domina, per radunare i fedeli che sono dispersi qua e là nel mondo. Ecco, quando diciamo questo si scatena veramente l'inferno. Quando celebriamo la messa in unione con Papa Benedetto XVI pubblicamente e apertamente, si scatena il putiferio.